visto che ci sono un sacco di shorts nei negozi, lunghi, bermuda, al ginocchio, corti, in jeans, un po' più eleganti, ci sono di tutti i modelli ed effettivamente possono star bene a tantissime donne, a tantissime forme del corpo. Quindi se per quest'estate vuoi usare un po' più con gli shorts, ma vorresti riuscire a metterli non solo per andare al mare di jeans oppure per fare una camminata in montagna, ho preparato per te un sacco di outfit formula che possono rispecchiare i tuoi gusti, il tuo stile, ma anche la tua forma del corpo. Io sono Anna Venere, sono una consulente d'immagine da tantissimi anni e mi occupo proprio di aiutare le donne a vestirsi bene e sentirsi bene con la loro forma del corpo, con il loro corpo e aiutarle a esplorare nel loro corpo quali sono i loro punti di forza, quindi non soltanto concentrarsi sui difetti e lo shorts che può far paura a molte. In realtà è un modo per evidenziare la vita, allungare le gambe, slanciarle e anche avere la possibilità di un look fresco, a volte anche un po' elegantino, senza dover indossare la gonna, senza dover stare attenta quando ti siedi, quando ti muovi e anche potendo magari utilizzare le scarpe da ginnastica e vari altri modelli un pochino più sportivi. Quindi se questa è la tua estate per gli shorts, ecco alcuni outfit formula da poter provare che possono rispecchiarti meglio. Innanzitutto, se soffri di sfregamento alle cosce, lo shorts potrebbe essere un problema. Perché? Perché con una gonna, se è lunga o al ginocchio, puoi mettere un calzoncino, con un pantalone non hai tanti problemi, ma con lo shorts, anche mettendo uno stick, lo shorts poi lo porta via. Perché sfregando sale, a volte se soffri di sfregamento del cosce, lo shorts sale in mezzo e quindi fa difetto. Quindi se questo è il tuo problema, sceglilo a metà coscia, o addirittura bermuda, ma di solito a metà coscia dovrebbe sbastare, e di un tessuto un pochino più spessino, quindi che non salga, non un tessuto super sottile. Però a metà coscia, un po' sbasato, già dovrebbe risolvere abbastanza i tuoi problemi. Ma vediamo quali outfit formula ho trovato questa settimana. Lo short che va più adesso è questo modello qua, quindi a vita alta, svasato, di solito viene indossato, vedete che è abbastanza lungo, cioè comunque arriva non proprio a metà coscia, ma quasi. È uno short che adesso lo vedete su una ragazza con delle gambe molto asciutte, ma sta benissimo se avete i fianchi larghi, anzi è il modello migliore se avete i fianchi larghi e la vita stretta. In questo caso è abbinato con una formula con cintura, perché hanno quasi sempre i passanti, e camicia infilata dentro. È molto adatto se avete un torace abbastanza asciutto e volete creare un pochino di volume, o al contrario avete un punto vita non tanto stretto e quindi con la svasatura sopra e un po' di sblusatura sopra funziona bene. La camicia in questo caso e lo short sono un pochino più sartoriali, questo rende l'outfit un pochino più elegante. Se ci metto una ballerina, un sandalino sottile, sempre senza tacco, questo lo posso usare anche per andare in ufficio, a seconda del vostro ufficio ovviamente. Lo stesso modello di shorts viene indossato anche con le canottiere, specie con queste canottiere che vanno di moda da 2 anni, quindi a vita alta con la manica così. Questo rende il tutto più sportivo, ma non troppo. Se voi lo fate monocolore, come in questo caso, quindi beige su beige, nero su nero, bianco su bianco, ha comunque quell'atmosfera un po' classica, un po' elegantina. Questo tipo di canottiera funziona molto bene se avete la spalla dritta e un po' squadrata. Se avete la spalla molto arrotondata, meglio evitarla, meglio una maglietta con uno scollo a barchetta o altro. Come vedete, questo modello funziona molto bene anche con un cappellino e una sneakers. Invece di questa io metterei una scarpa tipo di tela, una sneakers in tela, ma diventa pratico, non troppo. A me è un outfit che piace molto fare, ci metto il cappellino beige, a volte le ballerine beige, a volte le sneakers, perché comunque è curato e ordinato, non dà quell'effetto ho messo il cappellino perché c'era il sole e ho messo la sneakers perché dovevo camminare tanto oggi. Lo stesso outfit lo vedete in questo caso con uno shorts invece meno svasato. Vedete che lo shorts è più dritto e quindi l'effetto è un po' più verticale. Si abbina tantissimo a questi outfit questa ciabattina qua che è di Hermès, ma che poi trovate in tutte le tipologie di, diciamo, cloni che si trovano in giro. La differenza con la camicia così è che sta bene anche comunque una mela, comunque una mela che non ha una maniglia dell'amore troppo importante, funziona bene. Passando ad abbinamenti diversi, lo shorts può essere usato anche con la camicia fuori, quindi utilizzare lo shorts soprattutto funziona per le mele,
con il shorts svasato, comunque mediamente aderente, la canottierina infilata dentro e poi una camicia fuori, lasciata aperta, usata come cardigan. Questo funziona perché riduce il torace, bypassa la maniglia dell'amore, però comunque ha un look molto moderno, funziona sia con un sandalo, sia con una scarpa da ginnastica, funziona sia con una camicia un po' più in cotone che anche con una camicia in lino. Un altro outfit che funziona bene è con lo stesso shorts con la maglietta semplice abbinata dentro mezze maniche. Anche qui ballerina oppure una scarpa più sportiva. L'outfit cambia molto a seconda di come è fatta la maglietta. Nel momento in cui la maglietta è molto morbida, allora l'atmosfera è più rilassata. Se invece è un po' più rigidina, con la manichina segnata qua, allora da un po' quelli un pochino più sartoriale. Passiamo poi a degli outfit un po' più rilassati. Lo stesso modello di shorts, se lo scegliete in lino, dà sicuramente l'atmosfera un po' più rilassata, un po' più vacanziera, cambia proprio lo stile. Vedete che qui l'atmosfera è molto più rilassata, molto meno classica e rigidina, ma molto più, non boh, ma leggermente vicina a quella strada lì. Ovviamente funziona molto nei colori neutri, nei colori chiari, e vedete come anche la camicia in lino, morbida, sblusata, arrotolata, fa questo effetto qua. Lo stesso la cintura annodata. Sotto ci stanno anche le Birkenstock, non per forza un sandalo così sottile, ci sta anche una borsa molto più tranquilla e più morbida, non per forza una borsa a mano che vi impegna troppo. Però questo ha un'atmosfera molto più rilassata. Più rilassato anche è lo shorts, quello con fiocco, in questo abbinamento in cui abbiamo messo il gilet sopra. Il gilet fa lo stesso effetto della camicia, quindi vi riduce il torace, va benissimo se siete delle mele, però trasforma un po', qui anche le collane lo fanno, l'atmosfera un po' più rilassata, un po' più boh, quindi se vi piace quell'effetto qui potete provarlo. Il gilet fa questo effetto solo se è lungo, se invece vi piace un gilet corto la cosa cambia molto. Un gilet corto è infatti tende comunque a, oltre ad essere abbottonato, a essere abbastanza dritto sulla figura, non è una cosa che infilate dentro, quindi non state segnando il punto vita. Quindi sta bene con uno shorts che è un po' più drittino e un po' più corto e fa un effetto proprio diverso, invece che avvitare la figura e svasarla fa un po' a rettangolo, quindi funziona meno se siete delle pere e delle clessidre. Funziona molto meglio se siete delle mele con poco seno, delle triangolo invertito, delle con poco seno, delle rettangolo, quindi è un look che verticalizza e funziona più in questi casi. Anche una clessidra poco formosa, quindi però tendenzialmente funziona in questi casi. Però è un bel modo per dare di nuovo quel trick un po' classico all'outfit. In questo caso lo vedrei meglio con una ballerina a punta, con un sandalo un po' più delicato per prendere dal gilet di nuovo quell'atmosfera un po' classica. Passiamo poi agli shorts in jeans. Di base lo shorts in jeans parte per qualcosa di un po' più sportivo o comunque rilassato, quindi lo potete abbinare in look veramente rilassato, quindi con la camicia annodata, qui abbiamo la cintura anche intrecciata, le scarpe intrecciate, comunque modello tipo Birkenstock, da stile sono in vacanza in Grecia, diciamo che poi può essere usata anche in città, però comunque quello deve essere il vostro look. Avete, non dico un'anima un po' boh, però magari qualche pianta in casa, insomma anche in bagno, insomma avete uno stile di questo tipo. Se siete molto classici questo potrebbe non piacervi o piacervi solo in vacanza. State attente quanto annodate la camicia, dove l'annodate e quanto è corto lo shorts, perché nel momento in cui lo shorts è un po' più lungo, un po' più svasato e la camicia è proprio in vita, segnerete il punto vita e farete questo effetto clessidra. Nel caso in cui la camicia sia più bassa e lo shorts più corto, comunque più aderente, allora non hai più l'effetto clessidra, ma si ha un po' l'effetto che in fagotta ingrandisce la parte alta. Siamo nel rettangolo, la figura è molto assuta, non ci importa, va benissimo, però comunque rischiamo di infagottare un po' la vita. Se volete rendere lo shorts in jeans un pochino più classico, un pochino più precisetto, io consiglio o una camicia bianca, intanto abbinare bianco e magari un pochino magari di nero, o una camicia bianca o una blusa bianca, qualcosa di un po' più, diciamo, particolare, ma magari anche metterci sopra il blazer. In questo caso appunto c'è stato messo sopra il blazer, l'effetto non è super preciso. In quest'altro caso comunque noi troviamo invece la cintura nera, la borsa nera che dà
quella spinta verso più preciso. Non verrà mai trasformato come uno shorts sartoriale, però un po' funziona. Spero di avervi dato abbastanza panoramica da provare gli shorts quest'estate. Io vi consiglio di guardare comunque il video per capire qual è il modello di shorts che vi do di più, che vi metto qua. Noi ci vediamo venerdì con un altro video. Ciao!